Siamo arrivati al mese di giugno, con noi c'è l'ultimo sacerdote di questa stagione, è Don Angelo Ruspini, parroco della parrocchia della Madonna Assunta di Giubiasco, e con lui commentiamo le tre domeniche che ci mancano per chiudere in qualche modo il tempo di Pasqua, in particolare la settima domenica di Pasqua, che è la domenica di oggi, e poi la Pentecoste e la festa della Santissima Trinità. Il Vangelo di oggi è un Vangelo tratto dal grande discorso di Gesù, dalla preghiera sacerdotale. Ecco, ma questo Spirito Santo che cos'è? Lo Spirito Santo è la persona di Dio che lavora nel cuore delle persone per formare una unità, come dice la preghiera del Vangelo, e per formare una identità cristiana che è il legame con il Padre e con Gesù Cristo Redentore. Questo lo fa per coloro che credono e anche per coloro che sentono parlare di Gesù. E quindi lo Spirito Santo lavora all'interno della Chiesa e anche fuori dalla Chiesa. E questo Spirito Santo oggi è importante, questa preghiera dell'unità, ma di fatto, come dire, viviamo in una società frammentata. Come si fa a ricostruire questa unità? Se guardiamo alla prima lettura, ci troviamo in una situazione di persecuzione, perché la prima lettura di oggi racconta la morte di Stefano, la persecuzione. Quindi significa che attorno a noi c'è un ambiente che può essere anche ostile a Gesù Cristo o perlomeno freddo nei confronti di Gesù Cristo. E se lo Spirito Santo è lo spirito dell'amore, è quello che entra nel cuore delle persone, le riscalda, non per amare se stessi, ma per sentire questa bellissima notizia di colui che può costruire la vita, e spinge le persone ad aderire a questa notizia per ricercare da dove viene, dalla persona di Gesù Cristo. L'incontro con Gesù oggi però è abbastanza difficile. Cosa c'è bisogno oggi per in qualche modo promuovere questo incontro? Ma in tutti gli scrittori noi troviamo che l'ambiente ideale è quello del silenzio, perché il frastuono non lascia che ascoltiamo la nostra interiorità, e quindi il silenzio dovrebbe essere ricercato, che può essere ricercato anche a casa propria. C'è la notte che è silenzio, c'è il sonno degli altri che fa silenzio e ci aiuta ad ascoltare la nostra interiorità, perché è lì la presenza dello Spirito Santo e di questa bella notizia che può trasformare la nostra vita. Poi, oltre il silenzio, è indispensabile l'ascolto della storia di Gesù, della parola di Dio, dei Vangeli. E ho incontrato delle persone che si sono innamorate della lettura del Vangelo, perché sono attratti non solo dai miracoli, ma proprio dalla parola di Gesù che vuole costruire la vita delle persone. E trovo che questi due ingredienti, silenzio e ascolto della parola di Dio, fanno anche oggi la possibilità di aderire alla voce dello Spirito Santo. Pensi di essere riuscito in qualche modo a far sentire questa gente un po' più comunità, un po' più famiglia? Da una parte c'è un rincrescimento, perché trovo che qualcuno resta sempre fisso nelle sue idee e diventa come impermeabile a un nuovo annuncio. Però ho trovato davvero delle persone che nelle circostanze della vita si sono aperti a Gesù Cristo e a vivere secondo il Vangelo, e quindi hanno iniziato un cammino di elaborazione, di santità, adoperando il linguaggio della Chiesa, un linguaggio di rettitudine, un linguaggio anche di onestà con se stessi. E questo trovo che è un grande lavoro che lo Spirito Santo fa insieme alla testimonianza della comunità, perché anche la comunità che vive il Vangelo diventa provocatoria di un altro stile di vita diverso da quello della società. Come si fanno a distinguere i cristiani oggi? È una cosa non proprio così facile. Come Gesù diceva, bisogna guardare il cuore della gente, però deve camminare in una sintonia il cuore e il corpo, perché se abbiamo fame è una cosa interiore e andiamo a sederci a tavola, così anche il comportamento esterno
compresa l'ascolto della parola di Dio, la religiosità, la celebrazione dei sacramenti, secondo me per essere cristiano è indispensabile, proprio perché i sacramenti sono il momento in cui Dio interviene nella comunità e quindi abbiamo bisogno di lasciarci fare da Dio, lasciarci amare da Dio. E allora non è sufficiente dire ma io sono già bravo abbastanza e non vado in chiesa, secondo me la passione per i sacramenti dovrebbe essere quell'altra parte che oggi forse è venuta a mancare. È interessante chiacchierare con un sacerdote che in qualche modo cammina da tanto tempo e porta con sé l'esperienza di una comunità, e allora continueremo a farlo domenica prossima parlando proprio della discesa dello Spirito Santo, del modo in cui è sceso sugli Apostoli. Buona settimana.